E a parlare con noi oggi di vocazione abbiamo Monsignor Nico Dal Molin, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni. Benvenuto al tavolo di Siamo Noi. Allora, grazie. Monsignor Dal Molin, io partirei proprio dalla storia che abbiamo appena raccontato, di cui abbiamo visto alcune immagini, la storia di Don Salvatore Mellone, perché mi pare evidente come emerga, no? Una fede salda che riesce persino a sconfiggere l'angoscia di una malattia terminale. È lì che possiamo leggere la forza della vocazione, l'incontenibile, ecco, definiamola così, l'incontenibile necessità di rispondere ad una chiamata. Direi anche la straordinaria bellezza di questa chiamata, perché trovare una storia come quella di Don Salvatore è un'esperienza che riempie il cuore di gioia, come diceva poco fa Monsignor Renna, ma nello stesso tempo dice anche come ci sia una tenacia da parte di chi riceve questa chiamata di andare verso il Signore, di andare incontro a quello che diventa il tutto della sua vita. Ora, con tutta la nostra debolezza, la nostra fragilità, che in Salvatore poi era evidentissima anche fisicamente, però veramente io credo che quando una bellezza affascina non si può non raggiungerla. Senta, posso chiederle com'è nata invece la sua vocazione? La mia vocazione ha una storia molto semplice, come tante storie, credo, di preti della mia generazione. Io sono cresciuto in una famiglia normale, con mamma e papà che frequentavano l'ambiente ecclesiale, però, diciamo così, in una modalità molto, molto normale, non con particolari attitudini. Credo di dovere però alla loro testimonianza, al loro affetto e anche al loro modo di essere vicini, presenti, così nelle piccole scelte della mia vita, intanto l'educarmi ad una scelta, perché questa è stata la cosa più importante. Lei spesso dice, ho letto alcune sue interviste, che lei definisce la vocazione sacerdotale una testimonianza di gioia, no? E il suo sorriso mi convince che deve essere proprio sì, così. Sì. Però, nonostante tutto, si parla oggi, no, di crisi delle vocazioni. Io le chiedo perché, che cosa è accaduto negli ultimi anni perché questo si verificasse. È accaduta una situazione che quando è nata la 52esima, quella che celebriamo quest'anno, la 52esima giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, Papa Paolo VI la istituì nel 64, quindi in epoca non sospetta, perché allora non avevamo crisi di vocazioni, i seminari erano ridondanti di presenze. E poi però è chiaro che c'è stata un'evoluzione o una involuzione, forse sarebbe il caso meglio di dire, di quella che è una realtà culturale, forse anche ecclesiale. Cioè, dopo gli entusiasmi del Concilio si è cominciato ad avere una modalità di vivere la vita nelle parrocchie che pian piano è andata affievolendosi, e questo ha fatto perdere di grinta, di forza, sia la vitalità delle nostre parrocchie, anche di alcune aggregazioni laicali, penso all'Azione Cattolica, GESCI, che nel mio ambito erano state quelle determinanti anche in questa storia personale, e di fatto noi ci siamo trovati di fronte a una cultura che non favorisce le scelte, ad adulti che tante volte sono un po' in difficoltà a trasmettere una forza di voler essere perseveranti nelle scelte, e credo anche a delle difficoltà oggettive della Chiesa. Ritiene che il callo sia in qualche modo segno di debolezza della Chiesa? In qualche aspetto c'è stata anche una debolezza della Chiesa, nel senso di trovarsi a vivere dei momenti difficili, però credo che l'Occidente stia vivendo una realtà tutta particolare, che è quella di una secolarizzazione, addirittura di una post-secolarizzazione, cioè una realtà che è andata sempre di più verso il consumismo, verso una forma di privilegiare i propri interessi. La riprova è che paesi come Africa ed Asia hanno un'esplosione di vocazioni e che globalmente le vocazioni nella Chiesa sono in crescita.